9 a 5 a Latina, finale gara 1, ma si deciderà tutto il 14 luglio alla Scandone per tenere vive le speranze dell'Ischia Marine Club. Sì, no, faccio i complimenti al Frosinone. Oggi non c'è stata partita, nel senso che noi abbiamo sbagliato tutto, peggio di così non potevamo andare. E quando non metti la palla in porta poi la partita non la vinci. Loro sono un'ottima squadra. Peccato che poi subito nel primo tempo abbiamo preso tipo Mattiello, Simonetti già con due falli e quindi ci ha insomma un poco indirizzato la partita in modo negativo per noi. Ripeto, faccio i complimenti al Frosinone e speriamo di rendergli la vita più difficile a Napoli. Una gara difficile anche per le condizioni ambientali, climatiche, i giocatori erano d'accordo che l'acqua era davvero un brodo, però ci sono delle indicazioni positive in vista del return match. No, ma purtroppo Diego, è inutile, potrei dire tante cose, ma è inutile dirle, perché nascondersi, ovviamente giocare qua all'aperto, alle 3:30 del pomeriggio, sotto il sole, l'eventuale terza l'abbiamo qua a Frosinone, a Latina. Però dai, non molliamo, oggi abbiamo giocato, non abbiamo neanche giocato male, non abbiamo giocato secondo me. Figlia pure sicuramente anche dell'andamento arbitrale, c'è poco da dire, perché quando c'ho i senatori con due falli, tre falli, la partita diventa tosta per noi. E però abbiamo fatto tanti errori, quindi meritiamo la sconfitta. Non abbiamo giocato sicuramente la nostra migliore partita, campo all'aperto al quale noi siamo abituati, però sicuramente abbiamo le nostre colpe in questi giorni che mancano alla prossima partita. Ci sarà da riflettere, da ragionare sugli errori ed evitarli, magari avendo anche un arbitraggio un po' migliore. Puntando naturalmente al Fortino Scandone. Certamente, appuntamento mercoledì e venderemo non cara ma carissima la pelle.